due mongoloni. Dopo tre secoli! Parte. No, andate a cagare. Dopo un'era glaciale siamo ritornati. E siamo tornati la seconda noi, parte. E torna anche di nuovo il nostro idolo. Di nuovo? Oh, madonna, ma... Again? No, 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 no. Ah, il nostro idolo? Ma chi è il nostro lui, idolo? No, 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 è quello nuovo, è Rocky. No. Ah. Oh, ma è sempre lui, Ma non l'hanno arrestato? Sempre... Ah, con la cuffietta adesso... rosa. Si fa la nuotata. Si fa la nuotata. Ma dov'è? C'ho un permesso speciale per fare queste puttanate oppure... Presumo di sì, ma sì, no, sarà in prigione dalla mattina alla sera. No, attenzione. Cos'è che fa? Gli lancia la palla e se ne va. Tipo rugby. Sì, sì, giusto. Ma il mongolote che gliel'ha passata pure. C'è rimasto perché anche. Si deve rinfrescare ancora. Ancora? Grandioso. Però c'è qualcosa che non va adesso. Sì, lo inseguono. Perché? Cos'è birra? Lo insegue con una mazza ferrata. Sei incazzato. E beh, infatti lo ricorre. Lo insegue con una mazza ferrata. Mamma mia, quello rischia a botte. Però è Rocky, ovviamente. Vabbè, deve... Che gli frega, è Rocky. Però si sta allenando, quindi penso che si possa difendere benissimo. Sì, no, ma d'altronde. Ciclette. Beh, in mezzo alla strada poi. La guarda anche dietro, raga, non si sa mai. Ma no, vedi che sta facendo lo strappo finale. La volata sì. È in volata. Poi. Sì, ma il combattimento quando è? Tra il qualche suo mese. Allenamento cioè... Cos'è? La pesa? L'altro dimagrito. Guarda qua, quanto costa. Sì, infatti. Un quarto di bue lì. Al chilo. L'hanno e buttato ora... giù. E ora siamo alle Olimpiadi cinesi. Bellissimo. Anche noi. No, guarda, guarda. Se ricordavate... Se ricordi... Del tennis. Fenomeni. Spettacolo. Me lo ricordo. Video è spettacolo perché fa vedere tutti lungo. Tutti gli sì, sport. Però cioè i giapponesi non c'hanno un cazzo, cazzo da fare, no. Assolutamente. Sì, perché poi cambia il vestito. Sì, sì, cambia tutto. E guarda, sono tutto. Geniali. Gioca basket. Però nella vita loro proprio sì, no, a scopate. No, sì. E c'hanno magari piccolo. Vabbè, occhio perché vedete. Ma attenzione. Cambia da basket. Fai giapponesi famosi per il basket. Sì, sì. A calcio! E anche per il calcio. Oli e Benji, guardalo lì. Oli e Benji. E guarda che fa il tiro della tigre fulminato. Che per loro il campo. Guarda come va la palla. Sì. Ecco, appunto. Certo. Per il campo per loro il campo l'avevano giusto. Ottimo, guardate questo cambio. Soccer. Sì. Oli. E diventa pallavolo. Tipo e ricordiamo che i giapponesi. Anche Hiro. Anche la pallavolo hanno capito tutto. Adesso. Bordate di 800 km orari. Dovrebbe essere il salto in lungo, invece è il salto dell'H del rugby. Sì. Un salto di 22 metri. Oh, addirittura è cambia. Perché questo è il passaggio più favoloso, guardate. E comincia a nuotare. Ma da fare, tra l'altro da fare angolazione. Sì, da fare angolazione. Prendi. Girano la camera. Girano, cioè la camera carri. Camera cara in acqua. Si è un po' lesa oramai però. E cos'è? Sì, ha vinto? E arriva al podio. Finalmente. Hanno rotto le palle. Primo posto. Ecco, la medaglia d'oro. Tutto spogliato. Tutte medaglie che alle Olimpiadi in Giappone non vincerà mai. Però l'applausometro. Lo struzzo che scivola. Ah, ci voleva. Anche gli animali fanno sport. Dopo la gallina che gioca a biliardo. C'è lo struzzo. Abbiamo che... anche lo struzzo che scende. Cos'è? Fa l'evoluzione, guarda. Fa tutti i salti, anche le acrobazie di gruppo. Si è evoluto. Questo adesso qua è un video amatoriale, non sì. È? Sì, no, l'ha trovato. E c'hai tutti gli amici. Che bevono, bevano. 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 Vabbè. Fantozzi. E ora, Fantozzi, mi anche delle i nerd possono avere delle donne. Sì, ma questo non è... Vabbè, abbastanza promovente. Nerd girl. Nerd... Or if you've just watched all sex. Cos'è? I mean six episodes. La chiamata erotica per i nerd. Sì, ma non vogliono fare quello loro. Vogliono giocare a Dungeon Dragon. No, ma va, giocano con le carte di Yu-Gi-Oh! Sì, quello. Sì, quindi. Guarda, mamma mia, come una tizza. Che le orecchie, cosa ti farei con quelle orecchie? Ai ai ai. Ecco. Brave! Solo quello potevo fare. Into your dream, girl. Mamma mia, come sexy. E provocante. Ma porco. A scacchi non gioca, no? Cavolo, beh, io adesso tutti i nerd che ci stanno guardando perché solo loro ci guarderanno. Sì, probabilmente. Penso che devono prendere il numero di magari telefono. Una chiamata, che ne so. Invitiamo quelli di Games Radar perché abbiamo un topic anche lì. Ci guardano, ci chiamano, mandano messaggi. Bravi. Sì, chiamano a casa per chiudere il programma. Sì, però. E ora passiamo
cosa. Ah. È questa macchina che si rifiuta di ascoltare i Queen. Che è un po'. No, aspetta. È una bestemmia. No, cancella questo video perché dopo. È un po' una bestemmia. Sì, è un po' una bestemmia, però. Si guardate in bene. Che senso? Più che altro è. Sembra scemo lui. Sì, oltre perché... ad essere scemo lui. No, cos'è? Si cosa auto... fa? Si autosmonta. Ti tira e le va. Botte. Occhio, occhio. Ma a che altezza del volume ha messo? Ragazzi, cioè, ha raggiunto. Occhio! La... Basta! No! Ormai ci perseguita. C'è solo lui! Il criceto assassino! Non si gira più! Ma abbiamo perso! Io questo me lo sogno di notte! Infatti è inquietante! E ora, gente che vola. Bellissima sta canzone. Gente che vola e si ammazza. Ah, no, ecco. Ah, no, perché gente che vola e basta, niente. No, no, gente no, che no. Si fa male, ok. Si devono ammazzare, sennò. No. Un porco. No. Si spezzano le nostre corde. Bellissimo. Carpiato quasi. 10. Tecnica 8. Bellissimo. Sì, ma io vorrei essere quell'uomo, Beh. Ecco il genio. Sì, ma che pettinatura hanno quelli dietro? Via! Poi la musica sotto sì, è beh. Ma ci sta, ci sta. Perché sono momenti toccanti. No, sono momenti da ricordare perché ricordiamo queste persone. Insomma. Sono morte tutte. Tutte. Paraplegico, occhio ai cani! Attenzione! Questo è veramente... Coefficiente 3. Veramente. Questo è un genio. Ma questa è guarda che la spagoletta non cadi mai, non è possibile. E via anche il bambino. E beh, fortunato sulla neve. E beh, cioè. Questo invece si schianterà contro un prato. No, allora, in acqua. Vabbè. Ma questo lo farei anch'io. E questo è l'unico superstite. È l'unico? Perché l'unico superstite? E ho perché non va nell'acqua? E op! Grande. Complimenti. Ma l'ha cercato o è deficiente? È tornato Rocky. E cosa sta facendo qua? Sta pregando. Ah, la madonnina. Nel cesso. Sì, ha qualche problema serio questo uomo. Abbastanza mentale. E questo è l'allenamento finale. Ah, c'è anche la fine. Ma il combattimento ce l'abbiamo o no? No, purtroppo non c'è. Ah. È morto. Ma scusa, ma è ingrassato dal video precedente? Eh beh, ha messo su massa muscolare. Vede la scena di Rocky ma che va se ne a picchiare le carcasse. Macelleria. Vabbè, ovvio. E lui lo fa. Sì, macelleria. Sì, cioè, soprattutto. Sta attento al macellaio che ti ha colpito. Si fa quel però. Che si ma si non può. Se ne sono accorti. No, lui lui procede così. Ma è un uomo quello appeso. Non è un la sta frullando. Sì, così almeno la carne è più tenera. Giusto. Ma quanto è andato avanti? Mezz'ora. E ora, deficiente. Questo va spiegato, è uno scherzo. Vabbè, hanno se lo fatto... spieghi tu allora possiamo chiudere. Che hanno fatto a questo ragazzo, perché ha passato degli esami, gli hanno riempito la camera di fogli delle pagine gialle. Tutta la camera? Tutta la camera. Ma tutta. Sì, adesso fanno vedere com'è. Lui ci è rimasto così, perché ha passato un esame. Tra l'altro... Ecco, questa è la camera prima. E adesso? Tra l'altro c'ha un naso importante, eh. Adesso fammi vedere la preparazione. Vai. Ma questi non c'ha un cazzo da fare, no, da, cazzo da strappare no. I fogli delle pagine oltre gialle. Oltre a prenderli. Hanno una tecnica. Sì, hanno anche la tecnica. Si bagnano le mani e poi fanno ta-ta-ta-ta, guardate. Sì, vabbè, all'università di Topolino. Cos'è un grazie, sono criceti. Sono lì. Vedete? Bagnandosi le mani. Sì, ma aspetta, posso dire una cosa? Te la spiega anche, te no, la no, spiega. L'esame, quanto è durato? Questo ci ha messo 3 giorni. Cioè, l'esame suo quanto è durato? Non lo so. Fatto... E comunque non c'è. Ha fatto un esame. Una vacanza premio? Vabbè, magari sei laureato. Oggi riempire i muri, adesso tutto è pavimento. Voglio vedere poi a tirare via tutta la roba. Certo, perché lo faranno loro. Certo. Come no? No, ma io sai cosa farei? Più veloce, gli darei fuoco. Sì, vabbè, vai prima, alto e via. Però è geniale sta cosa, Non hanno ancora finito? No, non ho capito cosa è successo. Ma questo da dove arriva? Quello è l'altro compagno. L'alpinista. Distanza. Solo che non c'è il risultato. Povero. Ricordiamo che in America adesso nessuno troverà un numero di telefono. È finita la puntata. D'accordo! È finita la puntata! È finita!
È la mascotte. È la nuova mascotte. Il criceto assassino. Ringraziamo tutti. Dopo il ciccione che faceva Guerre Stellari, che ricordiamo. Grandissimo. Magari lo reinseriamo. Veniteci a trovare su quel cazzo di sito che non so mai qual è. Questo di Six Floor. Guardatelo e poi cancellatelo immediatamente dai vostri preferiti. Mi raccomando. Sì, ma guardatelo se ci avete voi. Ciao. Siamo tutti. Saluti e baci. Abbracci. Nei migliori film di Caracas. Ma che cazzo sei? Non lo so. I film di Caracas.